gli interessi del popolo americano. Dice, stanno aprendo fabbriche nel terzo mondo per risparmiare sulla manodopera. Non permettiamo. Ecco fatto. Oddio. Ehi, Rachel. Sempre a protestare, eh? Te la sei presa a cuore. Scusa, ti ho sporcato di senape il vestito. Avevo chiesto un hamburger senza senape. No, non fa niente. Va bene così. Come te la passi? Bene. Non facciamo chiudere Allenville. Salviamo Allenville. Tu mangi spesso qui? Salviamo Allenville. Salviamo Allenville. Non è un granché. Però è allegro. E poi si può parlare. Signora, salviamo Allenville. Allora, quando andiamo a pranzo insieme? Senti, ma non l'hai ancora capito. Tu non mi piaci. Non mi piace la tua compagnia e non mi piace quello che voi state facendo. Ma io non ne ho, sono privo di principi. Ah, andiamo bene, bravo, puoi andarne giustamente orgoglioso. No, 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 dicevo che non ho quei principi che tu mi attribuisci, io credo in altre cose. Oh, e quali sarebbero queste cose? Beh, l'onore, la verità e tanto sesso. E l'aria condizionata e la vita dopo la morte. Io sono per la vita dopo la morte, ma con l'aria condizionata. Pronto? Sì. Spero che il tuo amico sappia come si gioca. Non è obbligato. Si è laureato con lode all'MIT, quoziente di intelligenza 10.000. È il nuovo beniamino della Inc., lo sanno tutti ormai. Andiamo.